Oggi è la vigilia di Natale. Ho quasi 40 anni, due figli, anzi una bimba e un bimbo piccolini, una ragazza bellissima che poi è anche la loro mamma, scrivo storie di professione. In questi anni sono sempre andato a dormire molto tardi. Quando il medico mi chiede quanto bevo, io rispondo quanto posso. Ed è oramai un mese che non torno più a casa, perché non riesco nemmeno a infilare la chiave nella toppa per quanto sono ubriaco. Probabilmente vi chiederete perché. Ed infatti me lo chiedo anch'io ogni giorno, e più me lo chiedo e più bevo, anzi, ultimamente bevo e basta. D'altronde, come mi ha detto una sera mio padre, in una di quelle poche volte in cui era lucido e non mi vomitava addosso, è sempre meglio essere soli ed ubriachi che essere soli e non essere ubriachi. Quindi dopo tutto non sto poi così male, sono solamente un coglione ubriacone, egotico, ego riferito, solo e pieno di sé. Praticamente il ritratto di mio padre, e la cosa farebbe molto ridere se non facesse così schifo. Perché una ragazza può amarti moltissimo, ma c'è un numero di volte preciso che si può sopportare di farsi vomitare addosso prima di andarsene o cacciarti di casa. Ed è quel che è successo a me un mese fa, però con la possibilità di poter ritornare a casa qualora smettessi di bere. E invece, io sono qui. Oggi la mia ragazza mi ha scritto un messaggio. C'era qualcosa per me da ritirare alle poste vicino casa, sembrava importante. Era stato ritrovato un pacco spedito e mai recapitato a nome di mio padre, mittente sconosciuto ma dalla grafia molto familiare, datato 24 dicembre 1985. Un'audiocassetta da 60 sulla quale non c'era scritto nulla. Così esco al gelo e penso a quando tutto è cominciato. Era la vigilia di Natale del 1985, l'anno della grande nevicata. Mia mamma era morta, tanto per cominciare, e le cose non è che andassero troppo bene.